Questo film, girato interamente da Walter, ci propone tutte le salite e le escursioni fatte nella scorsa estate, incominciando dalla domenica 12 luglio, con la salita della Punta Udine nel gruppo del Monviso, di Walter e Angelo. Ecco la manica vento proprio davanti al rifugio Giacoletti. Questa invece è la maestosa parete nord del Monviso. Là alla punta si vede anche un po' la croce. Questo è il ripidissimo ghiacciaio Colaige sulla parete nord. Poi le immagini scendono al colle dei Viso, dove passa il sentiero per il rifugio Quintino Sella, e risalgono al Viso Mozzo, 3.019 metri. Normale le gambe. Eccoci quasi arrivati al rifugio Giacoletti, dopo esserci fermati per il primo piccolo spuntino. Rifugio Giacoletti, altitudine 2741 metri, proprietà del CAI Barge. E qui inquadriamo la Punta Venezia. Divisa dalla Punta Udine, quella che vediamo adesso, dal Clur del Porco, dove noi saliremo per raggiungere la Punta Udine. Ma la punta manca un saldo. Thank you.
mangiare MSD è talmente. Per mangiare MSD credo proprio sì. Sono loro comunque le direttrici. Le direttrici, qui è una femminile la direzione. Sì, sì, sì. Che la... che cosa, sì. Ecco dalle finestre dei Giacoletti il muro di neve e dietro il Monviso. Ma sono là che spandiglio i cabresi, no? Forse il Vardele come le svedese. Fa un po' di telecronaca a volte. Avanti. Siamo in cima al color del porco. Questo è un quadro di viso? Il dado diviso. Il dado diviso con prima... O viso di Vallatta. O viso di Vallatta. Nebbia attorno, il viso non si vede e si vede il dado, si vede un po' il dado. Comunque... adesso stiamo firmando la punta Udine. C'è qualche nuvola in arrivo, ma noi ce ne frega. Ecco la croce della punta Udine, scaluma giù. Questo inquadrato è il sentiero che porta al colle di Vallanta. Tutto innevato. Dalla valle del Guil porta alla valle di Vallanta. E qui ci sono degli scalatori come noi che salgono dalla parte francese verso il Cour del Porco. Questa è la Punta Venezia, 3.096 metri. Un po' la testa, perfetto, svai viso, no, svai Udine, di qua ieri. Ma vai al dado Vallanta. E la lusetta, quindi è un ere del genere. Vallanta la lusetta. Bravo. Ecco la strada che sale al Pian del Re, dal Pian della Regina al Pian del Re.
l'angelo sta mangiando i cracker, no? I paesini. E tu li mandi giù. E più, tirarmi più su di qua, no. Il dado diviso, leggermente coperto. Di nero. La punta diviso. Le nuvolaglie. Viso mozzo. Ecco che Walter adesso inquadra il quaderno di vetta, dove uno quando arriva su dopo aver scalato una montagna si firma, scrive una preghierina, qualcosa, un ricordo, così chi sale dopo può vedere chi è venuto su. Non mi cat firme? Eccola sotto il lago Chiaretto, il lago Lausetto, il lago Superiore, là c'è uno scalatore che si è sulla punta Venezia. Questo invece è il lago Lestio, in punta alla valle del Guil, prima di salire il colle di Vallanta. E qui Angelo propone di fare due foto e poi scendere la valle, ritornare giù. Qui Walter inquadra il libro di vetta dove ha scritto anche il suo pensierino e grazie del ricordo di Angelo. E con queste immagini che ritraggono il tetto del Giacoletti, proprio perpendicolo sotto la punta Udine, chiudiamo questo primo pezzo. Thank you.
salita a Rocciamelone è diventata una tradizione che ripetiamo volentieri da 5 anni. L'ultima domenica di luglio, organizzato dall'Ano di Susa, si tiene un raduno degli alpini, il più alto d'Italia. Noi partecipiamo come simpatizzanti, oppure come 2 anni fa con un gruppo di alpini di Scalenghe. Queste immagini ci presentano il rifugio Cadasti, 2854 metri, posto alla base della cresta sud del Rocciamelone, a metà strada della salita alla vetta. Walter, siamo giunti al rifugio sabato mattina e a sera ci hanno raggiunto Davide e Angelo. La cappella di fianco al rifugio, di cui vediamo il tetto in loggia di fatto nuovo, risale al 1796, anno in cui fu eretta con il contributo del comune di Monpantero. Thank you.
Qui vediamo l'interno del salone dove ceniamo. La cena a base di polenta oppure minestrone. E poi ci accingiamo a aspettare Walter, io e Walter Angelo che arriva da sotto. Qui invece all'interno di una delle camerate con tante lette a castello a tre piani, tutt'altro che comodi. E qui arrivo io a proporre qualcosa a Walter. Dopo cantene due, Walter. Sotto attacco cantè. Ma adesso andiamo a fare noi, va. Yeah.
Så parti är nu med så under sura nu precis. Ja, men vi ser fel och ligger ute där till du är ge. Jag kan måste jag har kunna min prio. Varant det sen. Prio destinato. Det är fast. Cioè. Lui sta mattina che adesso è causa sa di cioè cao. Gente turbino. Ne mezzo la già sul capitano, ma noi. Cosa mi sta schiarando? Sulla vetta del Rocciamelone, a 3538 metri sul livello del mare, c'è una cappella, costruita a cura della giovane Montani di Torino, che ha ai lati due locali, uno sempre aperto, che costituisce il rifugio Santa Maria, con 15 posti letto. Sul culmine, una grande statua della Madonna, inaugurata il 28 agosto 1899, portata su a spalle dagli alpini e costruita, come ricorda la targa sul basamento, con le offerte di 130.000 bambini italiani. E qui, in questo stupendo giorno, c'è il raduno delle Penne Nere. Ci sarà la Santa Messa, officiata dal cappellano Don Trappo, che porta bene i suoi 70 anni. Versante nord,
salendo dalla valle di View, si viene su fino al lago di Marciaussia, poi al rifugio Tazzetti. E qui, attraversato un grande nevaio ghiacciaio, si viene su alla vetta dalla parete nord. Discos. Niente da dichiarare. Io giro su e ma c'è un signore, ma c'è il dente del gigante nel gruppo del Monte Bianco. Inquadrato verso nord. L'immenso nevaio ghiacciaio del versante nord. Mai come quest'anno l'abbiamo visto pieno di neve, contro anni di magra dove ce n'era ben poca. E là ci sono alpinisti che arrivano. Sono solo dei puntini bianchi nella neve.
là sullo sfondo il lago del Moncenisio, vicino al valico omonimo. E là punte e ghiacciai francesi. Cai Vigone abbarbicato vicino alla statua della Madonna. Abbiamo visto prima il presidente e un bel gruppo folto di amici. Questo invece è l'interno della cappella. Qui la coppia del trittico portato su da Rotario d'Asti. Il primo salitore alla vetta, nel lontanissimo 1300. Qui la camera si sofferma su tanti ex voto, di gente che ha avuto delle disgrazie o incidenti e si è rivolta alla Madonna delle Rocce Melone. Grazie.
Siamo fortunati di essere stati capaci di raggiungere la vetta e molti ci invidiano, vero? Ed allora approfittiamo di questo istante. Diciamo alla Madonna ciò che sentiamo nel nostro cuore, i nostri bisogni, le nostre necessità, tutte quelle grazie che tante volte abbiamo chiesto e forse non abbiamo ottenuto. Ricordiamoci. Il cielo della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Mistero della fede. Thank you.
fare. Perché io in spiaggia d'Andorra e non ho niente di sia. Oggi 2 agosto. Festa di Om. 2 d'agosto. 2 agosto. Festa di Om. Festa delle bolle comunque. Festa ore, ore. 11 meno un quarto, 10:45. 10:45, siamo qui a alle Gianura che sono sì. Ma che fa sparo sutile. Siamo qui a Quintino Sella che sgudumà. Cazzeggiamo. Sì, a 2640. 40, come dice il mio orologio. SLM, che sarebbe tradotto sotto il livello del mare. Ne? Capì? E aspettiamo. Aspettiamo che arriva a mezz'ora per andare a finire la prende parte. Mangiare. E poi. E poi una bella gita. Una bella gitarella, sì. In attesa. In attesa del grande evento di tempi migliori.
che le gambe a funzione per andare su quel bricco lassù. Lì davanti. Tutto dai, dai, che girando vedi lassù. La marcia di avvicinamento alla scalata del Monte Viso ci porta al rifugio Quintino Sella, 2640 metri di altitudine, dove arriviamo la domenica mattina e al pomeriggio siamo raggiunti da un gruppo del CAI di Vigone, con i quali andiamo a vedere la via delle guide per arrivare al passo del Sagnette a 2991 metri. Il Quintino Sella è il rifugio principale nel gruppo del Monte Viso. Ci sono poi gli altri tre rifugi, il Giacoletti, il Vallante nell'omonimo vallone e il Bailif del Club Alpino Francese nella Valle del Guil. Questo è il Lago Grande di Viso, proprio di fianco al rifugio. Io vanno con te, insomma vanno con riva. Con tu non è il pale. Con via. Si allena, Ma troppo sorridente. Quanti arrivo, ma sono per i barai. Per bai che tu via, per brai e prete sono per i barai. Pesa il giorno. I scarponi sotto sono per i sole. Il rampone non per i pinè. Basta. Avete per avere cose, piramidi, non per i coni. Tutto questo la domenica pomeriggio e poi il lunedì mattina alle 4 la sveglia e la partenza per la scalata del Re di Pietra attraverso la già citata via delle guide, il passo delle Sagnette, il ghiacciaio di Viso e si arriva all'attacco della via sulla parete sud con alcuni passaggi veramente critici tipo il salto del coniglio. La soddisfazione però è immensa una volta raggiunta la vetta a 3841 metri. Thank you.
che occupata a parte Roche, se no. Il guaio è sempre che è lì, a parte Roche. Proprio in Canalunga, malo. Canalunga. Ma poi da Piemonte Canica, sì? Da lì a destra. A sinistra, guardando le famiglie. Che sì. Ma dove sono loro, sì? Ma come? Ma io non andare. Non andare? Sì, perché dobbiamo andare domani mattina. Dobbiamo andare domani? No, se fosse punta. Perché è pieno di cose, la gente è piena. Il fiume li sfruttano. Passiamo all'azzurro sulle rocche, no? No, la dire che era più meglio di qui. No, ma c'è... Sì, lo dorme con lui. Chiedo un po' a dormire, c'è una sedia lì, c'è da stare seduta. Raggiunta con immane fatica. C'è una grande croce metallica e una effigie in bronzo del Cristo Redentore e della Madonna. Ecco il rifugio Quintino Sella. Abbiamo visto prima il lago Grande Diviso. Il panorama che si offre ai nostri occhi è stupendo.
se purtroppo la giornata non è proprio molto bella. Un saluto ai colleghi del CAI Vigone che arriveranno in vetta domani. Grazie. Ciao da Bola Mauro. Aspetta, andiamo. Aspetta un minuto, scusa, te lo do subito. Il lago Fiorenza, il Pian del Re. Qui invece è inquadrato il lago Superiore. E qui il sentiero che porta su al rifugio Giacoletti. Che è proprio sotto la punta Udine. Ecco qui in basso, in primo piano, il Visolotto e dietro la punta Gastaldi che fa confine tra Francia e Italia. Quindi là sotto è la Valle del Guil il Passo di Vallanta. E questa invece è la Punta Losetta, 3054 metri.